Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruno e quest'oggi vi parlerò di un argomento di grandissimo interesse. Vi parlerò dei troll, questi infimi che hanno quell'espressione così, proprio che sembrano usciti fuori dai boschi, questa gente infima che opera nel web, gente assoldata da varie forze politiche per fare un'informazione falsa e menzognera. Questi qui sono dei maledetti che vanno estirpati, vanno tolti a qualsiasi costo. Bisogna farli fuori questi troll, perché sono dei maledetti, non se ne può più, vanno tolti, e l'amministrazione del gruppo Facebook deve fare molta attenzione ed eliminare questi impostori. Cosa cazzo ci fai nella mia trasmissione? Cosa cazzo ci fai nella mia trasmissione? Cosa cazzo ci fai nella mia trasmissione? Ti ho detto che devi andartene fuori, via, su, smammare, via! Scusate ragazzi, come avete capito, quello lì è un troll, non sono io. Come potete vedere, adesso sono io originale, tant'è che vedete qua il mio lobo, quello destro, che è così, c'ha il segno bianco, il mio segno genetico, la mia personalità, la mia parte destra è affetta da autismo, e per cui non sono simmetrico, come potete vedere. Il mio lobo destro è quello che fa i calcoli algebrici e matematici. Ok ragazzi, oggi voglio parlare seriamente del problema dei troll, non come quel pellegrino lì, il mio sosia, che non so come ha fatto entrare qui ad intrufolarsi nella regia. Allora, il problema principale di questi troll sono che di fatto rappresentano una forza politica avversaria. La forza politica avversaria è fatta essenzialmente da persone, ovvero i sostenitori delle forze politiche avversarie, sono dei sostenitori di partiti quali il PD, il PDL, altri partiti minoritari, che non hanno grande domestichezza con i media internet, non hanno grande domestichezza con l'informazione libera della rete. Ragion per cui i nostri avversari non li incontrerete mai sul web. Già una persona che utilizza il web per accedere all'informazione è una persona già più evoluta, accede ad un'informazione libera, a differenza dall'informazione succube della politica, ovvero i mezzi di propaganda politica quali televisioni e giornali, che puntano a plagiare la gente. Per cui un individuo che accede al web con grandissima probabilità è già un simpatizzante del Movimento 5 Stelle. Su internet, su Facebook, non troverai mai persone normali, che persone comuni, come possono essere i tuoi vicini di casa, che per qualsiasi ragione loro non sostengono il Movimento 5 Stelle, perché chiunque ha una visione a 360 gradi, chiunque ha accesso all'informazione libera della rete, è sicuramente un simpatizzante del Movimento 5 Stelle. Quelli che arrivano in internet che non sono simpatizzanti del Movimento 5 Stelle sono gente che ce li mandano, è gente stipendiata, è gente che arriva perché svolgono il lavoro di troll come lavoro per portare avanti una azione diffamatoria, per denigrare, per distruggere e smontare tutto quello che vi è di costruttivo nel Movimento 5 Stelle. Per cui potete incontrare delle persone che non votano il Movimento 5 Stelle, per così dire normali, solamente al bar, tra le persone anziane che non utilizzano internet, per gente che è ancora attaccata ai media tradizionali, succubi di TV e giornali, ma tutti coloro che operano in internet sono già dei simpatizzanti del Movimento 5 Stelle. Per contrastare questo fenomeno, ovvero per contrastare il divulgarsi dell'informazione libera della rete, hanno escogitato questo sistema, ovvero assoldano delle persone molto scaltre per creare scompiglio, per denigrare, per creare degli input che sono essenzialmente ingannevoli, e questi sono i cosiddetti troll. È gente pagata a progetto, il loro stipendio rientra, siccome questi fanno comunque pubblicità, loro rientrano in un capitolato di spesa, che è il capitolato di spesa pubblicitario del partito, rientrano
come costo di pubblicità, di campagna elettorale. Loro svolgono una pubblicità elettorale, per cui sono pagati con i finanziamenti pubblici dei partiti, ovvero il loro stipendio lo prendono a sbaffo, a dispetto anche di quella che è stata la volontà degli italiani con un referendum di tagliare questa fonte di denaro per i partiti. La cosa che fa arrabbiare è che questi qui ti prendono in giro, sono gente che essenzialmente denigra l'operato di persone oneste, e a pagare chi è? Sono proprio queste persone oneste, persone che credono nella buona politica, perché alla fin fine se paga lo Stato, dia un finanziamento pubblico verso questi soggetti, a pagare è tutta la collettività. Questi vengono, fanno azione di disturbo e ironia della sorte sono pagati anche con i soldi delle tue tasse. Cosa fai tu qua? Ma chi è che ti ha autorizzato ad entrare nella mia trasmissione? Volevo solamente darti una mano. Ok ragazzi, cari amici del web, sono io, questa volta sono quello originale, mi riconoscete dal cappellino, tutti voi avrete capito che quello non potevo essere io, anche dalla mimica, dalla fisionomica, è un mio sosia, oramai sono diventato come Saddam Hussein, che c'è il sosia un po' così da tutte le parti. Trattiamo oggi questo problema qui dei troll, perché arrivano incessantemente nel nostro gruppo Facebook. È vero, creano un'azione di disturbo denigratoria, però ci tengo a precisare quelli che sono i canoni da osservare nel nostro gruppo web. Il nostro gruppo su Facebook essenzialmente ha le stesse regole di Facebook. Noi non abbiamo aggiunto delle regole supplementari. Questo perché? Perché il Movimento 5 Stelle è un movimento che si ispira alla democrazia diretta. Noi diamo la parola a chiunque, il nostro motto è ognuno vale uno. Questo vuol dire che io come amministratore, io non mi arrogo il diritto di essere il detentore della verità. Se io ho un avversario, tante volte arrivano i troll, ce l'hanno anche con me, sono accaniti, mi danno anche contro nel personale, è vero, io potrei toglierli, potrei bannarli, però non lo faccio proprio nel rispetto di queste idee in cui io e noi tutti crediamo, ovvero tu hai il diritto di parlare, potrei dire delle cose sgradevoli, delle cose che non mi piacciono, però queste cose qui verranno essenzialmente ascoltate, poi sta a noi persone riuscire a controbatterle, riuscire a dimostrare che tu hai torto. Chiaramente i troll basano il loro agire sulla menzogna, sulla falsità, è facile riuscire a smontare le loro tesi, per cui io esorto tutti i nostri amici del gruppo, i nostri amici che sono lì fedelizzati, così che scrivono, fanno informazione veritiera, a non accanirsi contro i troll in maniera offensiva, ma semplicemente o ignorandoli o al massimo andare a ribattere smontando le loro tesi. La strada delle offese non è una nostra strada. Io capisco che molti di voi non lo capiranno mai. Il Movimento 5 Stelle essenzialmente è un movimento formato da un nocciolo di persone oneste che credono in questo ideale nel quale ognuno vale uno, non ci sono padroni, siamo contro una casta, la mia parola vale come la tua, la sua vale come quella di quell'altro, questo sì, però da un piccolo gruppo noi avevamo un consenso in Italia del 5-6%, ultimamente negli ultimi 2 anni, 1 anno e mezzo ci siamo ingranditi parecchio, abbiamo raggiunto il 20-24%, questo vuol dire che sul carro del Movimento 5 Stelle sono saliti dentro di tutti, così posso dire anche cani e porci. È salita sul carro del Movimento 5 Stelle gente che fino a ieri votava anche Berlusconi, votava una certa tendenza politica che sicuramente non rappresenta i nostri ideali. Ci sono dentro degli estremisti, ok, è gente che ha capito che noi siamo sulla strada giusta, però questa gente qui necessita ancora un po' di tempo per riuscire a fare sua l'ideologia del Movimento 5 Stelle e ad immedesimarsi
nella parte del cosiddetto grillino. Il grillino è una persona che parla, dice la sua, cerca di ragionare e dà la possibilità anche agli altri di dire la loro. Chiaramente non è colpa nostra se gli altri arrivano e basano le loro opinioni sulla falsità mediatica, però cosa dobbiamo essere? Dobbiamo essere contro i troll perché dicono il falso. Ma allora i troll, il re dei troll chi è? È l'informazione, sono i media, i giornalisti. I veri troll chi sono a questo punto? Sono chi opera all'interno delle televisioni e dei giornali, perché questi sono dei meri organi di propaganda politica atti ad abbindolare la gente, atti ad ingannare la gente affinché le persone con il loro voto andranno poi a legittimare una dittatura che si è palesata con il sostegno del voto proprio perché si basa sulla menzogna. Ecco, questo è un po' quello che volevo dire. Dobbiamo attenerci a quelle che sono le regole democratiche e dare un po' la possibilità a tutti di parlare. Non fatevi il sangue amaro, come voi vedete io non sto neanche lì a discutere con i traversioni, tanto arrivo, gli metto la foto del pupazzetto, fate così anche voi, limitatevi a mettere una foto col pupazzetto, quello con la faccia da troll, il pupazzetto malefico, loro capiranno, la gente che ci segue capirà, avrà il segnale, ma non state lì ad accanirvi contro queste persone, perché prima di tutto cadete in una trappola, fate il loro gioco, seconda cosa vi farete il sangue amaro. Ritornando al discorso iniziale, le regole del nostro gruppo sono essenzialmente le stesse di Facebook, per cui i troll veri, quelli che usano account creati ad arte, non sono ammessi. Uno può parlare, può trolleggiare per così dire, però deve farlo col suo account reale. Non è permesso lo spam, non sono permesse offese ed insulti, però non fatele a me queste segnalazioni. Io poi tante volte sono in giro, faccio i miei viaggi, vado nei posti dove ci sono i conflitti, vado nei posti isolati, nella giungla, così. A volte io non c'ho neanche con me il telefonino e anche se lo avessi, dove mi trovo non c'è neanche la linea GSM da poter stare in internet e vedere cosa succede. Tutte le segnalazioni dovete farle a Facebook. Facebook è molto attenta a osservare che la gente rispetti i termini e le condizioni messe da Facebook. Chiunque viola le regole di Facebook, segnalatelo a Facebook. Facebook esamina la veridicità delle vostre segnalazioni e nel tal caso l'account è un account creato ad arte, lo chiude, lo può anche sospendere momentaneamente, fa delle verifiche. Nel caso in cui si tratta di post di spam, di offese, agirà in maniera diversa. Segnalate tutto il nudo viene bannato nel giro di poche ore, gli altri tipi di segnalazione richiedono anche 2 o 3 giorni. Abbiate un po' di pazienza. Lo so che la gente che arriva su Facebook a criticarci non è gradita, però dobbiamo essere più forti di loro e riuscire ad ascoltare la voce di tutti. Noi non siamo i detentori della verità, perlomeno non ci dobbiamo elevare al rango di detentori della parola verità. Ascoltiamo tutti, diciamo la nostra, e in questo modo qui riusciremo a coinvolgere dentro anche tantissima altra gente che magari è distante dal Movimento 5 Stelle proprio perché pensa che noi siamo una imposizione dittatoriale, che siamo delle persone che non lasciamo parlare gli altri, siamo delle persone arroganti. Ecco, questo non è vero. Il principio che dà anima al Movimento 5 Stelle è un principio che possiamo così definire di pensiero collettivo. Nessuno ha il pretesto di essere detentore della verità. La collettività formula un'idea, un pensiero globale, e questo pensiero globale viene assimilato per suo dal Movimento 5 Stelle. Tante volte abbiamo visto anche gente che gode di grandissimo carisma all'interno del Movimento 5 Stelle venire poi a dire di aver avuto torto perché il suo pensiero non era corrispondente a quello della collettività che forma il movimento. Ecco, ci tengo a dire questo, spero che lo abbiate compreso tutti quanti. Non fatemi più segnalazioni di alcun tipo. Se qualcuno viola le regole,
segnatelo a Facebook. Facebook prenderà i suoi provvedimenti. Per quanto riguarda invece il discorso sicurezza, ecco un altro discorso che io voglio trattare, perché io da tantissimi anni opero nel settore social network. Io sono stato il primo, perlomeno uno dei primissimi, molto prima di Zuckerberg, ad aver inventato il social network, una piattaforma per il social network, e l'ho fatto proprio pensando alla democrazia diretta, quando ancora nemmeno Beppe Grillo aveva un suo blog. Ho lavorato a questo progetto, ho creato un software open source, ho un sito che ho dedicato ai simpatizzanti del Movimento 5 Stelle, all'interno diffondo in maniera, in tempo reale, in maniera sistematica, tutte le informazioni concernenti il Movimento 5 Stelle, ognuno può partecipare e chiunque partecipa, si iscrive, stando un algoritmo matematico, diventa anche lui amministratore. Come funziona il sistema? Io come iscritto do un voto a te, che sei un altro iscritto, e questo voto di gradimento ti fa elevare un attimino a livello di amministratore. Quando i voti sono a sufficienza, tu ottieni un punteggio che va da 1 a 5 stelle e questo punteggio ti permetterà di contribuire ad amministrare il gruppo. Vi è un quorum, faccio un esempio, tu che 5 stelle richiedi di bannare, di censurare qualcheduno, un'altra persona che ha altre 5 stelle si esprime nella stessa maniera, il quorum che è fissato a 7 stelle viene raggiunto e superato e quindi quella decisione diventa parte della collettività e diventa effettiva. Io ho creato questo forum di discussione, che in realtà è un social network perché permette a chiunque di creare la lista amici, di pubblicare le foto e tutto il resto. È una cosa che ho creato prima che esistesse Facebook, ora l'ho messa a disposizione degli attivisti del Movimento 5 Stelle. Chi vuole può andare a partecipare lì dentro. E io ve lo consiglio perché Facebook, come anche Gmail, come anche i servizi Microsoft, sono dei servizi in cui la CIA, i servizi americani, controllano tutto quello che fai. L'Italia non è un segreto, l'Italia ha perso la sua sovranità monetaria, vi è la Troica, questo governo infrastatale, privato, egemonizzante, che punta a distruggere e annientare chiunque sia a favore del riacquisto della propria sovranità monetaria e del riacquisto della propria sovranità in generale. Per cui il Movimento 5 Stelle è un movimento a favore del cittadino, non è un movimento a favore di un sistema mondiale piramidale che addirittura cerchiamo di combattere e distruggere. Per cui questi signori qua, questi potenti, ci tengono d'occhio. Un domani che noi volessimo riacquistare democraticamente la nostra sovranità, salissimo noi al potere, questi sentirebbero minato la loro egemonia geopolitica, loro sentirebbero che in Italia non hanno più alcuna influenza e ci mandano i carri armati. Voi direte no, è una cosa fantasiosa, ma questi signori qua sono i signori della guerra. Gli Stati Uniti sono lo Stato canaglia per antonomasia. È proprio su questo che si basa il loro accanimento. Un domani che noi arrivassimo al governo, o ci mandano i carri armati, o pianificano loro una rivoluzione, e comunque con Facebook, grazie a Facebook che raccoglie i pareri e le opinioni di tutti, le opinioni politiche, verremo tutti immediatamente individuati, catalogati, schedati e stanati uno a uno per casa come ratti di fogna. Nella migliore delle ipotesi verremo processati, nelle ipotesi peggiori, che sono quelle anche più veritiere, verremo considerati come dissidenti e fatti fuori fisicamente, oppure fatti sparire in un posto dove nessuno ci potrà più trovare. Ecco, questo è quello che è la verità. Facebook è uno strumento in mano alla CIA per spiare la gente come noi, che ambisce ad avere una propria sovranità, che ambisce a sfuggire da questo gioco di egemonia. Non è un caso che Monti, chi è che ci ha messo Monti? Sono tutti personaggi che ci vengono messi dentro d'arte, anche Ciampi, che era un direttore della Banca d'Italia. Noi da una quindicina d'anni, vent'anni a questa parte,
facciamo parte di un sistema piramidale che ha delle basi ben solide. All'interno di questo sistema troviamo anche la commissione trilaterale, troviamo dentro degli organi che sono essenzialmente delle espressioni finanziarie che non hanno alcuno scrupolo, nessun ritegno e nessuna coscienza. Per questa gente qui, massacrare le persone, ridurle all'astrico, portare via ogni bene, privatizzare acqua, ospedali e scuole, non ha alcuna importanza, per cui bisogna stare molto attenti. Io ho creato un sistema di social network che è parallelo. Chiaramente io come singolo io non ho il potere mediatico di coinvolgere della gente lì dentro, perché ci vogliono delle ingenti somme finanziarie, perché è una cosa mediatica creare l'app, installarla di default su tutti i telefonini e compagnia bella, come ha fatto Facebook. Perché tutti i telefonini hanno alcune applicazioni installate di default? Perché le applicazioni che ti spiano, la CIA impone che vengano diffuse in maniera sistematica affinché tutto il mondo dovrebbe essere sotto il loro controllo. Questo è quello che hanno visto. Ok ragazzi, spero di essere stato chiaro. Con i troll mi raccomando, segnalateli a Facebook. Nel tal caso le vostre segnalazioni siano fondate, verranno bloccati, i loro post verranno censurati. Abbiate pazienza, perché è un qualche cosa che richiede tempo. Se questi troll qui in realtà sono persone veritiere, ovvero che esistono, non sono personaggi creati ad arte, che la pensano semplicemente diversamente da noi, non verranno bloccati. Abbiate pazienza, supportateli. Cerchiamo comunque noi di far valere la nostra verità e il buon senso. Ciao a tutti e ci sentiamo alla prossima. Grazie di avermi ascoltato, ciao ragazzi. Maledetti troll, Andrea Bruno, lui non esiste, è un personaggio di pura invenzione, non è mai esistito, è un personaggio inventato da me. Controllate su Facebook, lui non ha un luogo di nascita, non ha un luogo in cui vive. Lui è dappertutto, è in tutto il mondo, è un personaggio, una mia invenzione, lui è una maschera e io vi stanerò, maledetti troll, uno a uno, casa per casa, vi stanerò come dei ratti di fogna. Ho, 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 ho